A Prato Vecchio Stia arriva un festival dedicato interamente al pianoforte. Come è nata l'idea di questo festival e cosa conterrà, cosa proporrà? L'idea nasce da un'associazione, da un gruppo di persone che innanzitutto erano amici, poi sono diventati un'associazione. Già nel corso degli anni precedenti organizzavano manifestazioni. A un certo punto hanno sentito il bisogno di allargarsi nel senso che quello che loro facevano, di farlo conoscere un poco di più, che andasse al di fuori della provincia, al di fuori della regione. Qualcuno ha detto: perché non facciamo un festival di pianoforte? Allora l'associazione Prato Veteri, nella persona di Simone Maglioni, mi ha convocato. Io abito ad Arezzo da 25 anni ormai, e ha detto: cosa possiamo fare per il pianoforte? La cosa che mi sono detto, io ho detto: io da ex piemontese, che cosa mi farebbe muovere da Vercelli per arrivare fino a Prato Vecchio, due città forse abbastanza sconosciute. Allora mi sono inventato questa cosa, ho detto: questo è il top che possiamo fare nella prima edizione. Ci siamo andati abbastanza vicino, abbiamo deciso di fare la seconda edizione, abbiamo fatto un salto ancora più in alto. Quindi quello che muove è la voglia di far conoscere essenzialmente il casentino, fondamentalmente in una versione artistica, perché siamo convinti che il paesaggio e la musica vadano insieme. Sosteniamo questa iniziativa perché vogliamo portare avanti un connubio tra l'eccellenza della musica, in modo particolare sul pianoforte nazionale, con quelle che sono le eccellenze agroalimentari prodotte nel territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna e nelle zone limitrofe. E inoltre, essendo pianoforti una manifestazione sostenibile, abbiamo organizzato nei giorni dei concerti anche nel pomeriggio dei corsi di educazione ambientale per i bambini.